gioco provando a servire Tropea, che viene anticipato dal numero 7 Damiani, che avanza, poi sfera in area di rigore per Bosi, c'è l'uscita tempestiva in presa bassa da parte di Boffelli. Sono trascorsi 6 minuti nel corso del primo tempo, sempre 0-0 tra Boreale e Cavese. Il pressing adesso di Piazza e Foggia, riconquista Foggia, il pallone per Di Piazza e il gol di Matteo Di Piazza. Cavese in vantaggio al 7° minuto con Foggia che è andato a conquistare il pallone in pressing sull'estremo difensore Corriere, e ha servito poi su un vassoio d'argento a Matteo Di Piazza il pallone dell'1-0, 11° gol stagionale per Matteo Di Piazza, anticipato da Santarelli. Riconquista ancora la Cavese con Addessi, limite dell'area, Ciro Foggia, la conclusione debole da parte dell'attaccante della Cavese che da ottima posizione non è riuscito ad inquadrare la porta. Giocherà la sua gara del girone F del girone D proprio fra le mura amiche contro la Vigor Senigallia. Ora ci prova dalla distanza con una conclusione debole Bosi, nessun problema. Con il destro lungo sul secondo palo prova ad effettuare il colpo di testa Perroni, sfera che viene allontanata, la riconquista Santarelli per la Boreale, prova una conclusione dalla distanza e palla abbondantemente al lato. Spila, Ricci, pallone lungo, attenzione per Bosi, entra in area Bosi, il tiro da parte di Bosi, ci ha messo in extremis il piedone Manus Trost a contrarre proprio la conclusione del numero 10, Gioni, avanza il numero 9, prova ad andare via a Megna, il pallone filtrante per Tommasini, il tiro da parte di Tommasini, la parata di Boffelli e poi Trost mette in calcio d'angolo. Pallone di destro a rientrare, il colpo di testa da parte di Giona che però non riesce ad impattare. Pallone intercettato dalla Cavese, Addessi, limite dell'area, il colpo di tacco per Foggia, il tiro di Foggia che viene rimpallato da Ricci, Antonelli, il tiro di Antonelli e palla alta. Lopes, Addessi sulla sinistra. Pallone in area di rigore per Di Piazza, Foggia, il tiro di Foggia e il gol della Cavese, torna al gol anche Ciro Foggia che realizza il gol del 2-0 per la Cavese, meritato anche il gol di Ciro Foggia che realizza il 2-0, Boreale 0, Cavese 2. Qualche spinta in area di rigore, il pallone con il tentativo di colpo di tacco volante da parte di Megna, lancio verso Foggia, limite dell'area di rigore, prova un pallonetto Foggia e gran gol di Ciro Foggia con un pallonetto di sinistro, la doppietta personale di Ciro Foggia e terzo gol della Cavese al 12° della ripresa. Sempre Santarelli, il cross, il colpo di testa da parte di Gian Antonio e palla alta sulla traversa, c'è Ricci che effettua il colpo di testa nel cerchio centrale, Chiarella per Di Piazza, ancora Chiarella a spazio, il 28 della Cavese prova il tiro che viene contrato da un difensore avversario. Trost sbaglia, il 23 della Cavese prova ad approfittarne, Gioni va via il numero 9 con caparbietà, c'è anche Megna, attenzione il pallone all'indietro, il tiro, il palo colpito da Di Vico, insiste ancora la Boreale con Gioni che si porta la palla direttamente a fondo campo. L'anticipo Damiani prova a ripartire, riconquista il pallone Chiarella, si dirige verso l'area di rigore avversaria, pallone poi per Felleca, il tiro di Felleca, il gol di Francesco Felleca che si inginocchia e realizza il suo secondo gol stagionale. Francesco Felleca che torna al gol dopo una lunghissima astinenza. 31esima giornata in trasferta contro il Sassari Latte Dolce, prova ancora la Cavese, il servizio per Di Piazza in area di rigore, il tiro di Di Piazza e palla fuori, prova adesso ancora la Cavese con Di Piazza, il passaggio sulla destra per Antonelli, Chiarella, limite dell'area, Chiarella, il tiro di Chiarella, la parata di Corriere, pallone per Antonelli, entra in area di rigore Antonelli, due su di lui, Chiarella, il pallonetto e palla alta sulla traversa di Gian Antonio in verticale per Gioni, entra in area il tiro e il gol da parte di Gioni, si dispera Megna, il gol realizzato dal numero 9 che è stato senz'altro uno dei più attivi della Boreale. Ora 7 in verticale per Chiarella, il colpo di testa per Felleca, limite dell'area, parte Felleca, il tiro di poco fuori e
in vantaggio rispetto al difensore della Boreale, Chiarella. Tocca in area di rigore per Fellega, il tiro di Fellega, palla alta sulla traversa. Stop di Chiarella, 7. E proprio in questo istante Petraglione di Termoli dichiara concluso il confronto. La Cavese ha battuto la Boreale per 4-1. Cavese che sale in classifica a 69 punti quando mancano 3 giornate al termine del campionato. Ricordiamo, la Cavese ha già vinto matematicamente da domenica scorsa. Cavese che fra 7 giorni al Simonetta Lamberti ospiterà il Cinzia Albalò.